Ha ragione, ferma! Comincia su, Kiss. Carabinieri! Carabinieri! Pronto, centrale. Qui autocivetta 12. Sono il tenente Caputo. Mandate qualche ambulanza e fate presto. Tenente Caputo, signor giudice. Salve. Salve. Erano in 6. 4 sono morti, 1 è ferito e un altro ci è sfuggito. E beh, una volta tanto va male anche a loro, eh? Beh... Senza il suo aiuto e il suo lavoro avremmo proprio fatto ben poco, signor giudice. Siamo tutti nella stessa barca. Vorrei sentire il ferito appena possibile. Bene. L'M100, radio stereo Catanzaro, la radio che firma la tua giornata. E adesso riprendiamo per altri 2 minuti il collegamento con Carla, che è per noi a Rocca Calabra. Vai Carla, sei in onda. Farò il possibile in 2 minuti. Qui a Rocca Calabra il corteo funebre si sta avviando lentamente verso il cimitero, nel silenzio più assoluto. La morte delle 4 persone, di quella che qui viene definita la strage di Sulmona, è vissuta come lutto cittadino. Qui sono convinti che a Sulmona i carabinieri abbiano sparato per uccidere, che il giudice Santo Stefano, il magistrato che ha coordinato l'operazione, abbia voluto fare giustizia sommaria senza passare dal tribunale. Queste le frasi più ricorrenti. Si teme quindi che possano scoppiare dei disordini. L'atmosfera è pesante, carica di tensione. Rocca Calabra è un paese già tristemente noto alle cronache. Qui c'è stata una delle faide più cruente degli ultimi anni. Un bagno di sangue che terminò solo quando restò sull'asfalto il cadavere di Giacinto Neto, uno degli uomini più potenti dell'Andrangheta. E 5 anni fa fece scalpore l'omicidio ancora impunito del giornalista Francesco Bonifacio, la cui vedova aspetta ancora di sapere come andarono veramente le cose. Bene o male, qui a Rocca sono tutti imparentati tra loro, dal sindaco, compare d'anello di una delle vittime, al macellaio, a Nicola Neto, figlio maggiore di Giacinto Neto, che in questo momento con la moglie e la figlia sta porgendo le condoglianze ai familiari dei 4, molti a Sulmona. C'è anche gente venuta da fuori, come Rosario Carone, grossista di carni, di Catanzaro, uscito indenne da numerosi processi per reati di stampo mafioso. Per prevenire eventuali tafferugli, si sa che sono state predisposte misure di sicurezza eccezionali, anche se la presenza delle forze dell'ordine sembra discreta. Ma ecco che il corteo funebre, nel suo lento procedere verso il cimitero, sta per giungere davanti a Palazzo Cammarata. Qui vive uno degli uomini più anziani e più rispettati di Rocca Calabra, e il funerale, doverosamente, si ferma. Ecco, per adesso è tutto. A te la linea, Massimo. Coraggio. Coraggio. Thank you.
Per fortuna le schegge l'hanno colpito solo superficialmente. Si riprenderà presto. Siamo intervenuti in tempo. Se non fosse stato per lei... L'avrebbe fatto chiunque. Su questo ho i miei dubbi, mi creda. Qui è tutto molto complicato, signore. E lei lo sa meglio di me. Tra un attimo lo portano fuori. Lamberti. Sì, Lamberti, dell'informazione. Guarda qui, sono tutti imparentati tra loro. Anche quello che è riuscito a scappare. Stessa famiglia, stesso paese, Rocca Calabra. Questo non giustifica il comportamento dei carabinieri. La strage è programmata. Potevano fermarli diversamente, no? Allora passatemi un morabito. Cerca di sapere se quello che hanno preso ha cominciato a parlare. Io ci provo, ma con la procura non si passa. Chiedi di Santo Stefano, il magistrato che si occupa dei sequestri. Quando si è battuto per la linea dura, noi lo abbiamo aiutato. Tu ricordaglielo, eh? Sì, va bene, ho capito, grazie. Scusa, Adriana, mi porti il numero della procura? Nel suo ufficio. No, nello scadario. E allora che dicono, eh? Grazie. Qui parlano d'attentato. Ma tu sapevi perché era laggiù? Ma no, mi ha detto che andava giù per i funerali di quei quattro i banditi uccisi a Sulmona. Ho parlato con l'ospedale. Pare sia meno grave del previsto. Aveva un sacco di schegge, ma gliel'hanno già tolto. Meno male. Senti, io scendo giù in Calabria, sì. Vado a trovarlo. Non c'è? E quando posso trovarlo? D'accordo. Va bene, richiamo. Marina, io vado a casa a fare la borsa. Senti, se hai bisogno, mi trovi lì, eh? Tu cerca di informare Sara. Ok, vai giù? Sì, sì. Salutamelo. De Rosa, cerca di sapere esattamente che cosa stava facendo laggiù. Sì, sì. Sì. L'ho cercata per anni. Mai avrei creduto che mio padre potesse tenerla con sé. In fondo è l'unica cosa che ci ha tenuto uniti in tutto questo tempo. Era una di quelle rare persone con cui dopo una discussione se ne usciva arricchiti. Era un uomo pieno di risorse. Sembra che te ne accorgi soltanto adesso. Due modi diversi di vedere le cose. E a lui mio non è mai piaciuto. Diceva che essere intransigenti con se stessi non ci si guadagna nulla. Bisogna avere il coraggio di riconoscere il proprio errore. Io non gli davo ascolto. Ma adesso che so che aveva ragione, sento che una parte importante di me se n'è andata. Bisognerebbe poter invecchiare con i propri genitori per apprezzarli fino in fondo. Sara, ho riflettuto in questi giorni. Ho deciso di chiedere gli arresti domiciliari. Sì, sono io. Come? Come? E qua. Marco. Un attentato sembra. Non vedono e non sentono nulla, solo in apparenza. In realtà, signor giudice, ognuno sa tutto di tutti e viceversa. E poi ha una vecchia usanza, quella di far visita ai propri defunti quando si capita al cimitero per un funerale. Chi ha messo la bomba sapeva che Nicola Netto, dopo il funerale di quei quattro sciagurati, sarebbe passato di qui. Non ci sono dubbi.
Com'è possibile mostrare tanto rispetto per la morte e nello stesso tempo averne così poco per la vita? Forse perché la morte dura di più. Comunque non è la sola contraddizione di questo paese. Infatti, eccone un'altra arrivare direttamente dalla procura di Sulmona. Signori, buongiorno. Buongiorno. Dottor Santo Stefano, dopo un'operazione così brillantemente conclusa, pensavo le aspettasse di diritto un meritato riposo. Ero in vacanza, infatti, come vedo ho dovuto interrompere. Ma la sua procura non l'aveva avvisata del mio arrivo? No. Beh, avrebbero dovuto, ho chiesto la competenza per l'uccisione del neto. Era in qualche maniera invischiato nel sequestro Lattanzi e gli stavo dietro da parecchio. Per cui dovrò occuparmene per forza io. E così sarà lei ad andarsene in vacanza al posto mio, caro collega. Già. Ho letto l'informativa della procura, pare che il neto dovesse saltare in aria con la tomba del padre. Sì, è vero. Soltanto che l'hanno fatto saltare in aria prima, sparandogli da un treno in corsa. Ah, in caserma mi hanno parlato anche di un giornalista. Bonelli, dell'informazione. È rimasto ferito durante l'esplosione, ora è ricoverato in ospedale. Mm. Beh, certo, è una curiosa coincidenza, bisognerà approfondire. Scusate un momento. Competenza, ha sentito? Le matasse tipiche del sud le mandano a sbrogliare a quelli del nord, e viceversa. Ci vediamo, capitano. Ci vediamo. Certo, certo, De Rosa, che stesse bene, non avevo alcun dubbio. Se l'hai vista brutta. Quello che mi interessa sapere è che diavolo stava facendo laggiù a Rocca Calabra. È inutile insistere, per... Non farti scrupoli. Insomma, ci ho provato in tutti i modi, non c'è verso. Neanche un accenno, qualche cosa. Sì, dice che per il momento, insomma, che almeno per il momento non può parlare. E tu insisti, minaccialo. Ma che dici, ma come lo minaccio? Minaccialo, che lo licenzio. Ah, perché questa sera è buona minaccia. E allora non lo conosco. Comunque tu insisti, De Rosa, insisti, no? Sì, d'accordo, d'accordo. Ci proverò ancora prima di partire. Va bene, aspetto una tua comunicazione, chiamami. Sì, sì, d'accordo, d'accordo. Ah, dottoressa. Guarda che De Rosa ci è rimasto proprio male. Poi lui è uno che ti copre spesso. Già. Sì, infatti. A me scoccia. Mi scoccia non poterlo informare, non poterlo... Non è possibile questa volta. Poi è andato tutto a monte. Credo. Ma era veramente importante? Certo, era veramente importante. Guarda che non lo dico a De Rosa. Lasciamo perdere. Va bene, va bene. Jack. L'hai sentito, Jack? No. Ogni volta che serve... Glielo avevo detto di chiamarmi. Doveva lavorare, doveva fare una cosa con me. Non credo che ti chiamerà. Perché? Mi ha telefonato Helga qualche giorno fa. Sono lasciata. Dice che Jack non ci stava più con la testa, che non facevano altro che litigare. E allora lei ha preso tutta la sua roba, l'ha messa fuori dalla porta e poi ha cambiato la serratura. Helga era la sua ultima possibilità. Angela, scusate. No, prego. Prego, avanti. Si accomodi. Ah. Ecco, io... Ah, sì, lei... Sì? Lei è Sara Francini. Angela mi ha soccorso. Piacere. Piacere. Gli ho portato i giornali che mi aveva chiesto. E delle arance. Sa, negli ospedali. Ah, sì. Sì, qualche arancio. Falla accomodare. No. No, grazie. Scappo via. Ho molte cose da fare. Arrivederla. Arrivederla.
Senza di lei rischiavo di morire dissanguato. Oh. Non so se ti ricordi quel giornalista. Quel giornalista ucciso 4 anni fa qui in Calabria. Sì, mi pare. Si chiamava Bonifacio. Lei è la vedova. Un posto peggiore di questo era difficile trovarlo. I telefoni non funzionano, gli elenchi non si trovano, si chiede l'informazione, non te la danno. Ma a parte questo, il primo aereo utile parte pomeriggio. Tu che fai? Rimango? Parto. Guarda che rimango volentieri. No, ti ringrazio. Ho sentito Lamberto. Oh, naturalmente è inutile che ti dica, no? Infatti è meglio che me lo risparmi. Non cambia idea. E io non avevo il minimo dubbio. Oh, puoi bere solo te, eh? Possibile che non ha detto nulla, nemmeno a te. Ti dico che è così. Che c'è, sei nervosa, no? No, sono solo un po' stanca. Noi, apri! Che è successo, eh? Perché siete scesi? Siamo venuti per il giornalista. Siete dei pazzi. Voi avete perso il cervello con tutto quello che sta succedendo. Ah. Nicola Neto aveva preso un impegno e noi lo dobbiamo rispettare. Corrado. Fausto. Devi andare via da qua, Corrado. Non puoi fare la detanta per tutta la vita. Non è più possibile. Che non si capisce più niente, figlio mio.
Te ne devi andare. Devi sparire. Meglio che ti so lontano, vivo. Cacca. È morto. Quindi vai. All'estero. All'estero. Pare che c'è una possibilità per l'Australia. Ho parlato con compare Toni. Un imbarco clandestino da Messina. Aspetto una risposta. Domani o dopodomani? Ah. È lontano l'Australia, vero? Mi sono domandato che ci fa un giornalista così nel cimitero di questo paese, a quell'ora, sulla tomba di Giacinto Neto. Sa che non sono riuscito a darmi una risposta plausibile. Può darmela lei? È curioso, perché in genere le faccio io le interviste. Già, ma questa volta purtroppo sono di mia competenza. Prego. Ah, mi scusi. Lei è appena arrivato qui a Rocca Calabra? Sì. E io sono il primo degli interrogati. Sì. La vittima. Oh, non mi meraviglia per come vanno le cose. Ma i responsabili? Senta, sono 2 anni che un padre e una madre cercano di rivedere il loro figlio. Hanno già pagato 5 miliardi di riscatto e a tutt'oggi non esiste nessuna notizia certa che sia ancora in vita. Non la seguo. Nicola Neto era in qualche maniera implicato in questo rapimento, ma è stato ucciso prima che arrivasse sulla tomba di suo padre, dove aveva 2 appuntamenti. Uno con la morte, comunque. Ma l'altro era con lei. Io non capisco perché questa sua riluttanza a collaborare con la magistratura. Se è paura, è umano. Quella bomba non era a salve. Ma se è per omertà, le ricordo che la stampa fa ancora parte delle istituzioni. La prossima volta andrà diversamente. Sa molto più di quanto potessi immaginare. Mi sorvegli? Sì. E mi riferisca. Senz'altro.
Gli amici della buonanima di Nicola Neto vi aspettano. Tenete per me. Si faranno vivi loro. Ma veramente? Io non lo so quando mi dimettono. Venerdì. Mi dimettono venerdì. Passo passo, prima ve ne liberati, meglio è. Grazie. Ciccio, se ha un carro dietro, vediamo con cui ti vedi. Non è una persona, non è una persona. Ecco la pietra. Mettilo dopo, grazie. Che ore sono? Le 16:25. 25? Sì, esattamente, è 25. Sono un po' in anticipo. Non importa, dai, entra. Qui intorno le finestre hanno molti occhi. Occhi dalla vista corta, che non vedono quando invece c'è da vedere. Ma non volevo crearti problemi. Da quando non c'è più mio marito, io rispondo solamente a me stessa. E questo loro lo sanno. Per combattere la curiosità, sai, basta ignorarla. Sono molto belli. Grazie. Ma niente. Forse stavi lavorando. No, veramente studio. Non ho molto altro da fare. Ho ripreso il corso di laurea e interrotto con il matrimonio. Però non sono molto costante. A volte preparo un esame, poi al momento di partire per Roma rinuncio. Con Francesco ci conoscevamo proprio al magistero. Io cominciavo e lui finiva. Ma non vuoi sederti? Perché l'hanno ucciso? Vieni. Vieni. Guarda. Era il suo studio. Tra tutte quelle carte forse c'è la risposta. Ma non ho voluto cercarla. Né lo farò mai. Non servirebbe a restituirmelo. Non dovevamo prendere un tè? Sì, certo. Pensavo, rimani a cena? Grazie.
La prossima volta? Va bene, ti preparo il tè. Sì, io capisco che andarsene in giro tutto il giorno con qualcuno attaccato alle costole possa essere seccante. In certi casi è anche scomodo. Ma lei ha rischiato di saltare in aria. Io ho il dovere di proteggerla. Senta, non mi venga a raccontare che di colpo lo Stato si sta preoccupando per me, della mia incolumità fisica. No, io non le racconto proprio niente. Lei è venuto da me a chiedere una spiegazione e io gliel'ho data, tutto qui. Spero che se si dovesse verificare il contrario, lei vorrà avere nei miei confronti la stessa disponibilità. Quanto durerà? Il tè l'ho già preso oggi. Ah, sì? Sì. Grazie. Vediamo nuovamente, capitano. D'altronde è comprensibile. Venire sin qua giù da Sulmona ci dà almeno l'impressione che si faccia qualcosa. Venga! Venga pure. La signora Anna Lattanzi. Lei? Sì, certo. Buonasera. Il dottor Malva. Consulente amico della famiglia. Dottor Malva? È lui che gestisce i contatti con i sequestratori di Giulio. Marco Bonelli, dell'informazione. È venuto qui per il compleanno di Giulio? Ma veramente? Le do una foto, se vuole. Me le avete prese quasi tutte, ma forse qui nella borsa dovrei averne ancora una. Inedita, naturalmente. È fortunato, lei sa? Questa è proprio l'ultima foto che abbiamo fatto a Giulio. Era il giorno del suo 16° compleanno. Esattamente 2 anni fa. 730 giorni. 17.520 ore. È strano, no? Questi calcoli voi non li fate mai. La signora viene tutte le settimane. Si siede qui. E aspetta. Aspetta che io le dica qualcosa. Purtroppo continuiamo a ripeterle che la situazione non è cambiata. Che da quando è stato pagato il riscatto non abbiamo avuto più alcuna notizia. Qualche cosa però è cambiata. Quelle foto, per esempio. Cambiano sempre. Attenuanti, amnistie, permessi speciali. Per mio figlio invece non cambia niente. Niente. Ma se lo hanno ucciso, abbiamo il diritto di saperlo. Abbiamo il diritto di avere almeno una lapide su cui piangere. Salite, dottore, e guardate dall'altra parte. Il vostro amico fotografo dov'è? Non è potuto venire.
Arrivano, arrivano. Cominciate ad andare. Oh, vieni giù. Fausto, io sto per andare. State zitto. Io avrei fatto la stessa cosa, se non tenevo moglie e figli. L'Australia è un bello paese. Dicono che si sta bene là. Io sarei rimasto a casa con voi. Sto scappando come un vigliacco. Dammi retta, è meglio così. La libertà non tiene prezzo. In Australia, carabinieri non ce n'è. Ma come ci arriva a Messina? Con l'autostop. Pensavo di farmi dare un passaggio. Hai pensato proprio bene. Io chiudo sicuro. Prima a parlare. Avevo già parlato. Si vede che non è bastato. Tu resta a casa. E allora dici, sentimo. Non ce lo voglio, casto cantapanzani. Nicola Neto. Neto? Neto è morto. E non comanda più a nessuno. Io non rischio la galera per quattro minchiate su una minchia di giornale. Ma tu che c'hai qua dentro? Paglia! Sti quattro minchiate, come chiami tu, a noi ci servono. Io ero contrario. E sogno contrario. Tu l'hai voluto portare qua a forza. Chi dalla casa vivo non ci torna a contare i cazze nostre. Perché io lo ammazzo. Tu non fai niente a nessuno. Non gli torci neanche un capello. Quello sarebbe venuto. E se non deve tornare. Questi erano fatti con Nicola Neto. E tu li devi rispettare, come tutti gli altri. E da quand'è che comandi tu, va? Da mo. E se non ti sta bene, quella è la strada. Thank you.
Ciao. Me la tolgono quando lo chiedo. Lo voglio ripasseggiare un po'. Non mi trattano male. Questo nell'articolo si deve capire chiaro. Per scriverci anche che il giorno del mio compleanno mi hanno fatto un regalo. Un paio di scarponi e tre riviste porno. Tu di che giornale sei? Mi dispiace, ma non posso dirtelo. Me ne patti. Fa niente. Tanto i giornali sono tutti uguali. Senti, avevo preparato delle domande. Forse la cosa migliore è parlare. Forse non hai avuto modo di parlare molto. Con gli altri, voglio dire. Per me va bene. Come preferisci. Ma io con loro ci ho parlato. Loro hanno parlato con me. Sembrerà strano. Ma alla fine siamo tutti nella stessa situazione. Loro hanno vissuto qui con me per 2 anni. Sono andati poche volte al campo. Poi, pur di sopravvivere, voi non siete qua tutti. I tuoi? I miei... I miei genitori, intendi. Mi sono mancati, all'inizio. Poi dopo ho capito. Che cosa? Che mio padre non mi vuole far uscire vivo di qui. Ma come? Ma non gli avete detto che lo suo padre... Lo sa che il padre ha pagato. 5 miliardi, ma loro vogliono di più. C'è un'azienda che in un anno ne fa 200 di miliardi. 220, l'ho sentito al telegiornale. E allora al telegiornale avrei anche sentito dire che il magistrato ha disposto il blocco totale dei beni e che tuo padre ha le mani legate. Le mani se le legate da solo, per mettersi in pace la coscienza. Ma che dici? Ha un sacco di amici che lo possono aiutare. Si vede che io non valgo più di 5 miliardi per lui. Tuo padre sta facendo l'impossibile per aiutarti. Ha preso anche un consulente per aggirare l'ostacolo, ma non è facile. Chi? Il dottore Malva. Quello è un grandissimo figlio di puttana. Sta solo complicando le cose. A Messina. Vieni, salta su. Dai, che traghettiamo insieme. Che fare a Messina? Lavoro. Lavoro? Ti piace la musica lirica? Questa è la musica del mondiale. Sì.
Per me va bene così. Avrei finito. Ne manca ancora uno. E datemi sta macchinetta. Andatela a cantatina. Andate. Lo devono sapere tutti che è ancora vivo. Circondato la zona.
hanno fermato qualcosa, capitano. Si sono fermati. Forza di... Sì. Allora? Niente, sono in difficoltà. Hanno gettato delle aringhe affumicate. I cani hanno perso la pista. Fuori, fuori, ricominciamo da fuori, presto. Andiamo via, via. Voi proseguite di qua, gli altri sono... Andiamo, basta Rocky, andiamo. Andiamo, via. Andiamo. Fermiamoci qua. Vorrei ringraziare. Lei mi ha salvato la vita. Ma non me la sento. Voi non mi dovete niente. Nicola Neto gli ha dato la sua parola. E noi quella parola abbiamo rispettato. Non vi girate. Io rispetterò la mia. Il vostro articolo. Solo questo conta. Scriverò quello che ho visto. Niente di più, niente di meno. Voglio che lo sappiate. Guardatela bene, allora, questa terra, prima di lasciarla. La chiamano terra di nessuno. Si spaventano a chiamarla Calabria. Solo durante le lezioni si ricordano che esiste. Allora ci mangiano dentro sto piatto. Ci mangiano tutti, non lasciano niente. E per scuorno vanno a pagare pure il conto. E lo sapete voi dove vanno a finire tutti quei soldi? A quelli del nord. Ai signori delle industrie. Quelli sono soldi nostri. E noi ce li prendiamo. Con gli interessi. Ma quali interessi? Ci vorrebbe un sequestro al giorno per andare a paro. 5 miliardi sembrano tanti. Ma puliti diventano la metà. E col resto ci campano 50 famiglie. E ogni famiglia, come minimo, tiene 10 bocchi sfamari. Scommetto che siete più bravo di me a fare i conti. No. I conti non tornano mai quando c'è di mezzo una vita umana. E che vi ho detto, dottore? Vi ho parlato di bocca da sfamare. Scrivete. Raccontano sempre un sacco di storie. Continuano a chiamarla terra di nessuno. Si riempiono la bocca. Ma la verità non lo dice nessuno. E quale sarebbe la verità? Sopra un muro del municipio di Rocca Calabra c'è una scritta. Andatevela a leggere. E ci trovate la risposta. Che dobbiamo fare? Voi me lo dovete dire. Io quello che c'avevo da dire l'ho detto. Gli altri sono d'accordo. Eppure io. Allora sai che fare. E apri gli occhi. E ora rientriamo. Troppa bandoliera in giro. Se non rinfresca l'aria non vi posso riportare giù. Ci dovete sopportare ancora un poco. Hanno ammazzato tuo cognato. Poi un po' di carne buona per la famiglia, Tanotti? Signore, non capisci. Vieni per parlare d'affari. Guarda, guarda, tutta merce da prima scelta. Se l'affare ti interessa ancora, putimmo qua chiaro. Sempre.
Scende qua, Tanozzo. Senti. Senti come suona, eh? Io compro solo carne fresca, Tanozzo. Carne fresca. E noi carne fresca ti vendemmo. Ma quale fresca, Tanozzo? La vostra carne vecchia, non vale il prezzo che chiedete. Diccelo ai tuoi compagni. Io sono venuto qui apposta per trattare. Fa un'offerta. Una mano. Che c'è, Tanozzo? Ho visto la novella. Eh? 500 milioni, ti sembrano pochi? L'ultima volta erano due e un avimmo mise d'accordo. Te ne scordassi. È colpa vostra. È colpa vostra. Con due lepre che n'acchiappa una fuori con l'altra scappa. L'altra volta arriva giù per un maleato. Così come ve ne offro la metà adesso. Ma se voi ci ripensate, è tornato fra 3 mesi. E ancora la metà della metà vi offro. Lo vuoi capire, se io non cagarne, se fa vecchia. Nella vostra già pozzate cadavere. Che succede? Niente. Tra un po' andiamo. Vorrei salutare i ragazzi. Io vado via. Io proseguo invece. Andrà tutto bene. Viti sorte. Sì, con le salute del macellaio. Venduta ad altri, vero? Spicciamoci. Castra dopo lo paese è lunga.
se so proseguire da solo. Ci sono carabinieri, dottore. Adesso guardatemi. Guardatemi! Che significa? Niente. A voi non avete ancora finito. Di puttana, sempre in mezzo ai coglioni. Come è successo? Maledetto il giorno che hai messo a piede questa casa! Come questo è successo? Parlate! Tu l'hai ammazzato. Sei stato tu! Ma che dite, che dite? Sì, tu l'hai ammazzato a Corrado. Tu e tutti i tuoi compari. Don Michele Cammarata me l'ha detto, mi ha avvertito. A lui non ci piacciono le cose che voi fate. Lo dovevate sentire! Ma che minchia, Don Michele, Don Michele! Cammarata non c'entra niente, Cam! Mi stanno scannando tutti come bestie. Come bestie. Uno a uno. Don Michele ha detto che i carabinieri non c'entrano. Allora, chi è Fausto? Chi è? Non lo so, Lucia. Non lo so! Io non voglio. Non voglio che ammazzano pure a Dio, come tutti gli altri. Zitta, Lucia, zitta. Sta zitta! Guarda i creatori tu. Falli dormire. Scrivere. Andate, che la pensione non sta lontana da qua. Cosa devo questa visita, signor capitano? No, nulla di particolare. Volevo solo sapere come si trova qui da noi. Le camere sono un po' fredde, ma la gente è ospitale. Cibo ottimo, aria limpida. Non mi posso lamentare. E i dintorni? Come li ha trovati i dintorni? L'Aspromonte vuol dire. Sono gli unici che abbiamo. Non ho avuto il tempo di visitarli. Strano. Mi ero fatta l'idea che... Quando la signora Estella giù mi ha detto che è stato via per 5 giorni,
Ho proprio pensato ad una gita in Aspromonte. Lo sa, capitano, che il nostro mestiere, in fondo si somiglia. In che senso? Nel senso che siamo più portati a fare domande che a dare risposte. Sì, me ne sono accorto. Ma c'è una differenza. Io faccio domande per avere delle prove, non delle risposte. A voi in genere bastano le risposte. Già, è vero. Ma lei? Ecco, lei me ne darebbe una risposta. Ci posso provare. Tutti questi morti ammazzati di cui si parla, tutti qui, della zona della Locride, e tutti legati ai sequestri, Corrado Becci, Nicola Neto, no, tanto per citare gli ultimi nomi. Che sta succedendo, signor capitano? Niente. Le solite faide. Lotte tra famiglie, normali processi evolutivi. Succede sempre così quando il crimine organizzato ridisegna le mappe del potere. Mafia, 'ndrangheta, camorra, cambiano i nomi, ma la sostanza è la stessa. Vuol dire che si stanno ammazzando fra di loro? Proprio così. Proprio così? Sì, proprio così. O meglio così. No. Io sono per lo Stato di diritto, per la legge in genere, ma non quella della giungla. Buongiorno, dottor Bonelli. Tutto qui? Tutto qui. Non visto? Se ne va senza risposte. Non gliel'ho detto, io cerco conferme. Ah, se le serve di farsi pulire le scarpe, c'è un bravo calzolaio in fondo alla strada. Spero che abbia fatto delle foto interessanti. Le vedrà lei stesso, pubblicate sul giornale. Lascio aperto. Non so se ti ricordi, il dibattito sul nucleare era molto sentito. La famosa polemica pro, contro, referendum, eccetera. Niente, col direttore del giornale decidemmo di porre il problema in chiave internazionale. Allora mi recai negli Stati Uniti, una località chiamata Three Miles Island, dove c'era una famosa centrale. E accadde tutto l'ultimo giorno, praticamente a servizio finito. Stavo lì col direttore del giornale a mettere a punto alcune cose sull'intervista, in una zona cosiddetta di sicurezza. Quando improvvisamente una nube enorme, uno scoppio tremendo e mi beccai le mie belle radiazioni. È per questo che vi siete separati? No, no, assolutamente. Ne vuoi ancora un po'? No, no, grazie. È buonissimo, Emma. Però se ci fossero stati dei figli, forse sarebbe stato diverso. Non lo so. È difficile dirlo. Ne sei ancora innamorato? Me lo chiedo spesso. Forse sì. Non lo so, guarda, non ci capisco più niente. Sai cos'è? Che a volte si dice che con la maturità uno vede le cose in un modo più semplice, più chiaro. Non è vero, perché la confusione aumenta. Più si matura, meno ci si lascia andare. Per questo diventa tutto così complicato. Il sentimento è un fatto istintivo. La ragione lo limita, lo complica. E qualche volta ci confonde. Sono? Le due. Devi andare? Forse è tardi per te.
Ecco per me. Ti accompagno. Sono stato bene. Davvero. Sono stato bene. Anch'io. Anch'io con te. Non lo so. Voglio dire che in questi casi le parole giuste non le trovi mai. È meglio star zitti. E l'esame che stai preparando, quel treno per Roma, prendilo questa volta. Scusa. Guarda che ho provato a chiamare. Jack, non mi fare incazzare di prima mattina, Ti siete dimenticato che stavo giù in Calabria? Si doveva fare un lavoro assieme. Mirai, dopo l'incidente pensavo che sarebbe saltato, Potevi venire in ospedale a vedere come stavo. Sì, i giornali dicevano che stavi bene. Ah sì, perché tu credi ai giornali adesso? E allora, insomma, i pesi li hai tutti attaccati o no? Io sì e tu no! Te li perdi per strada! Io dopo 2 ore di sonno recupero tutto, non perdo mai niente io. Sto parlando di Elia. È stato un grosso sbaglio. È stata lei a cambiare la serratura della porta dalla sera alla mattina. Tanto fa tutto così, vaffanculo. Jack, come te le devo dire le cose? Tu ti fai tutto da solo, a te non ti fa nulla nessuno, gli amici tuoi ti stanno vicino, ti vogliono bene, ma dopo un po' reagiscono, reagiscono e basta! Quanto ti serve? 1 milione. Un milione. E mezzo. Ho impegnato le macchine fotografiche nella mia ultima. Vabbè, la verità mi servono adesso. Resti a Roma? Sì, no. Non lo so. Marco. Non ho un altro amico. Ti sei deciso a tornare, finalmente. Dagli un'occhiata. Che cos'è questa roba? La storia dell'Italia puntata? La copertina di questa settimana. Credo di avervi portato qualcosa di meglio. Ma questo è Lattanzi. Vivo. Adesso capite perché non avevo scelta? Senti, telefono subito in composizione, si cambia copertina. Fermate tutto, si cambia copertina. Sì, hai capito benissimo, si cambia copertina. Sì, ma se ti chiedono come hai fatto? Articolo 200, comma 3, segreto professionale. Pare che il nuovo codice lo abbia riconosciuto. Speriamo che i giudici ne tengano conto. Montagna, ripide fiumane, centinaia di sentieri impenetrabili, boscaglie impervie di faggi e pini,
Grotte di rupi rendono l'Aspromonte un nascondiglio sicuro. Quassù vivono 200 latitanti veri, 500 pregiudicati e 5 sequestrati. L'andrangata ogni tanto si rinnova, cambia pelle e la cambia con un bagno di sangue. Da circa 6 mesi è in atto una guerra intestina che sta letteralmente falcidiando gli uomini delle faide opposte. Qui tutte le povere case abbarbicate sotto il paese vecchio sono in lutto. Come spiegare tutto questo? L'uomo che mi ha fatto da guida in Aspromonte ha detto che la risposta è nella frase incisa su una targa affissa davanti al municipio. Prima di partire sono andato a leggerla. Dice così: la disperazione più grave che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere rettamente sia inutile. Ti voglio parlare con questo giornalista. Bonelli. Sono l'ingegner Lattanzi, il padre di Giulio. Buonasera, che cosa posso fare? Il suo articolo. Lei ha visto mio figlio vivo? E come l'ha trovato? Intendo dire, come sta? Sì, sta bene. Vede, io sono convinto che quando uno guarda una persona, quando le parla, quando la tocca, in fondo le porta via sempre qualcosa. Qualcosa di quella persona ti rimane attaccata addosso. Per questo io l'ho voluta vedere. È come stare un po' vicino a mio figlio. Sono 2 anni che non lo vediamo, io e mia moglie, sa? Certo. Mi scusi, io... Non... Lei ha figli, dottor Bonelli? No, non ne ho. E allora non capisce. Non può capire. Queste frasi che lei attribuisce a mio figlio, questo giudizio sulla mia persona, se lo poteva risparmiare, sa? Perché Giulio non ha mai parlato così. Guardi, a me dispiace dirlo, ma suo figlio mi ha chiesto di scrivere questo articolo testuale, in questo modo. E così la chiamano sindrome di Stoccolma, non so se... Sicuramente lei lo sa, voglio dire, succede che un prigioniero incomincia a parlare, a muoversi, a essere come i carcerieri, non so se... Senta. Lei... Aveva 16 anni quando me l'hanno preso. E adesso ne ha 18. E non sono gli anni che ci fanno diventare uomini, ma le circostanze. Sì, so benissimo che se riuscissi a vederlo, mi troverei davanti a uno sconosciuto. Crede che non ci abbia pensato, giorno dopo giorno, in questi 24 mesi. Da quando me l'hanno preso, anche l'ultimo cialtrone è stato libero di inzuppare nella mia vita e in quella di mia moglie, di scavare, di prendere a piene mani. Ma qui dentro, in fondo qua, ecco, proprio in fondo qua, l'anima, dottor Bonelli, eh? La conosce lei? Ecco, quella mi illudevo di averla preservata. No, ma lei non ha avuto rispetto neanche di quella. Anche se fosse vero che Giulio le ha detto quelle cose, lei non avrebbe mai dovuto scriverle. Lei si è comportato come uno squalo. Era il solo a sapere che Giulio era vivo, ma si è guardato bene dal dirlo. Nemmeno ad una madre disperata. Neanche un cedimento. Non il minimo dubbio, niente. Sull'altro piatto c'era il suo tornaconto. È naturale che la bilancia pendesse da quella parte. Lei è un essere spregevole, dottor Bonelli, degno dei suoi compari che si nascondono in Aspromonte.
Ma è vero quello che ti hanno detto? Non potevo fare altro. Non potevo fare altro. Sono le chiavi di casa di Barberi, vero? Sì. Mi ha detto Rosy che è andata a fare le pulizie dell'appartamento. Sì, sì, gliel'ho detto. Bravo. Io. Bravo. Quando esce? Sono pratiche lunghe gli arresti domiciliari, ma ormai rimane da sbrigare solo qualche formalità. Mm. E lei? Quando viene? Ricominci. Sì, sono d'accordo anch'io. Avete altre domande? Che ne dice del suo amico Lattanzi? È adatto. E crede che sia maturo? Ancora no, ma lo sarà tra poco. Quando pensa di parlargliene? Presto. È sicuro di poterlo fare senza che corriamo rischi? È veramente maturo. Gliene parlerò solo quando sarò sicuro che lo sia. Alfredo? Già pagato, dottore. E da chi? Barista lì mi ha detto... Volevo invitarvi ancora a tornare a Rocca Calabra. C'è una persona che ha letto il vostro articolo e desidera parlarvi. Questo è noto poche ore. Se non volete venire, non venite. Ma vi consiglio di venire. Se vi piace, c'è un'altra partita.